Ciao a tutti ragazzi e ragazze del mondo, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Chiara D'Alberti, piacere. Do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti, perché in questo periodo si sono iscritte un sacco di persone nuove. Quindi ciao a tutti raga, benvenuti. Il video è già abbastanza lungo, non voglio farvi perdere tempo. Vi dico solo di seguirmi su Instagram, perché lì ovviamente sono super attiva tutti i giorni. Partecipate a tutte le cose che faccio in diretta insieme a me, mentre su YouTube ovviamente arriva tutto un pochino dopo. Iscrivetevi ovviamente al canale YouTube. In questo video vi porto con me nel vlog che ho girato quando sono salita per la prima volta nella mia vita su una nave da crociera. Sono stata invitata dal gruppo Blu Vacanze e MSC Crociere per fare questa esperienza magnifica. Io innanzitutto li ringrazio infinitamente. È stata un'esperienza pazzesca, raga, pazzesca. Io veramente ve la straconsiglio. Piccola parentesi che sinceramente non capivo. Dicono tutti che la crociera sia noiosa, Ma io non ho mai sentito questa cosa, ragazzi. Perché pensate che una crociera sia noiosa? Cioè, io l'ho vissuta in prima persona. C'è tutto quello che si vuole fare a bordo di una nave MSC, c'è. E poi la parola chiave di una vacanza su una nave da crociera è relax. Adesso abbiamo l'intrattenimento a 360 gradi tra tutto ciò che c'è a bordo della nave, tra le escursioni che si possono fare, quindi scendere dalla nave durante il giorno e fare le varie attività. C'è davvero un mondo di cose da fare, quindi lo consiglio sia per le coppie, sia per chi vuole andare da solo a rilassarsi, sia anche con gli amici, perché no, per una famiglia. Cioè raga, veramente c'è di tutto e di più per chiunque, dai più piccoli ai più grandi. Il gruppo Blu Vacanze, per chi non lo sapesse, è una delle più grandi agenzie turistiche italiane. Su tutto il territorio italiano ci sono davvero centinaia di agenzie di viaggio. Sicuramente prenotare un viaggio con l'aiuto di un'agenzia molto 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 più sicuro, soprattutto sicuro rispetto alla prenotazione fatta da sé, soprattutto se si parla di viaggi importanti. Ma attualmente, con questo periodo Covid ancora incerto, migliaia di normative diverse, ogni stato ha una sua normativa, documenti, davvero non si sa più come sbattere la testa. Un'agenzia di viaggio sicuramente vi può dare tutte le informazioni dalla A alla Z per farvi appunto questo vostro viaggio tranquillamente, senza pensieri. Che documenti dovrò portare? Questo basterà? Dovrò fare tamponi all'andata, al ritorno? Quante dosi di vaccino servono? Eccetera. Stessa cosa appunto vale per la crociera. Le varie destinazioni ci sono normative differenti. Vi consiglio appunto di contattare un'agenzia Blu Vacanze vicino a voi e chiedete le informazioni a loro. Mentre MSC è una compagnia di navigazione dedita al mercato delle crociere. Io vi dico che attualmente ci sono 19 navi da crociera, ma ce ne sono altre programmate. Aiuto, le ultime sono assurde. Io sono salita a bordo di MSC Fantasia. L'obiettivo appunto di MSC e delle navi da crociera MSC è quello di poter dare la possibilità a sempre più persone di esplorare il mondo in completa sicurezza, relax, comfort. Ci sono centinaia di destinazioni in tutto il mondo. Sono le crociere classiche appunto da 7 notti. Oppure ci sono le mini crociere fino ad un massimo di 6 notti, quindi se avete meno giorni a disposizione potete fare una mini crociera come ho fatto io. Addirittura, se volete fare il giro del mondo, c'è la World Cruise. Fate la circumnavigazione completa del globo in 4 mesi. Cosa super importante, MSC sostiene l'UNICEF, anche la Andrea Bocelli Foundation con tutti i suoi programmi salvavita ad Haiti. Andiamo con il vlog. Buongiorno ragazzi! Buongiorno! E ben trovati a Genova! Allora raga, noi siamo super mega elettrizzati perché stiamo per fare un'esperienza che non abbiamo mai fatto nella nostra vita. Stiamo per salire per la prima volta su una nave da crociera perché siamo stati invitati, siamo ospiti di MSC Crociere e del gruppo Blu Vacanze. Già li ringraziamo adesso, iniziamo così! Sicuramente sarà un'esperienza che ci arricchirà tanto.
tanto a livello professionale come a livello umano. Noi saremo a bordo di MSC Fantasia. Ora siamo a Genova, partiamo appunto dal porto di Genova. In questo video vi faremo vedere tutto ciò che si può fare a bordo di una nave da crociera MSC. Siete pronti? Gasatissimi! Venite con noi. Raga, siamo ufficialmente negativi al 100% e adesso siamo pronti per salire sulla nave. È enorme, pazzesco, mai vista una così grande, anzi mai vista una così a vicino. Esatto, assolutamente. Te lo giuro, non ho mai visto una cosa del genere. Com'è il bagno? Carino. Simpatico. 3, 2, 1. Raga, questo posto è fighissimo. È pazzesco. Adesso vi facciamo vedere la stanza. Voglio che... mangiare, voglio andare di qua, voglio saltare, voglio correre. Voglio andare in piscina, voglio andare in discoteca. Sauna. Sì, perché qui ci sono le discoteche. E anche il ristorante. E anche il karaoke. Cosa super utile, ogni giorno lasciano per il giorno successivo il daily program, quindi il programma con tutte le attività che si svolgeranno appunto il giorno successivo, e lo trovo super super utile. Raga, ci siamo sistemati, ora ho un aspetto decente e presentabile. Adesso andiamo a mangiare tutto ciò che si può immaginare esiste. Andiamo a decidere cosa mangiare. Io vorrei soffermarmi sui dettagli, ragazzi, cioè questi sono gli ascensori. È qualcosa di strepitoso. Check 14. Una vasta scelta di menù e ristoranti per soddisfare ogni possibile desiderio gastronomico. Ci sono ristoranti principali, buffet, bar, ristoranti tematici, alta qualità e anche chef stellati. Tutti i ristoranti principali propongono inoltre tutti i giorni nuovi menù, mentre lo spettacolare buffet vista mare è aperto ben 20 ore al giorno. Fantastico! C'è sopra la descrizione del piatto con tutti gli ingredienti in tutte le varie lingue. I ragazzi indicano quando il piatto appunto è per vegetariani. Raga, adesso pranziamo. Siamo venuti in un che si chiama Zanzibar ed è infinito. Cioè, vedete, di là c'è un altro salone gigante e continuano per di là. In ogni zona ci sono cibi diversi e noi abbiamo preso un po' di tutto. Io qui ho preso una Caesar salad che sembra buonissima, un burrito, una fetta di pizza immancabile, pennella arrabbiata che hanno un profumo, raga, spaziale davvero. Fran ha preso un po' di affettati, del formaggio e un hamburger, patatine fritte, ravioli, ricotta e spinaci,
del riso con le spezie, buonissimo, sembra strabuono. Ora ragazzi facciamo l'assaggio in diretta della Caesar salad, perché a me piace tantissimo e sembra super buona. Buona. 100, raga, buonissima, troppo buona, freschissima, super buona. Ci sono i gabbiani. Vale anche dire che il personale è sempre predisposto, a tua disposizione per qualunque cosa hai bisogno, loro sono sempre lì, super cordiali, sono super gentili inoltre e sempre ti fanno sentire il tuo agio, anche se le stai chiedendo qualcosa di che richieda loro tantissimo compito e sforzo, però loro sempre ti fanno sentire al tuo agio, quindi questo è un punto a favore. Facciamo il momento dell'assaggio delle penne all'arrabbiata. Prendi. Perfette, piccanti al punto giusto, stradelicate, buonissime, adoro, il clima è meraviglioso, ti fanno sentire a tuo agio un sacco. Una ricca proposta di attività disponibile a bordo, tra teatro, spettacoli, attività serali, casinò, attività diurne, attività per famiglie, shopping addirittura. Abbiamo l'area termale, i massaggi, i trattamenti, corsi fitness con personal trainer, insomma ragazzi, davvero c'è di tutto. Ok raga, abbiamo appena pranzato, outfit molto comodo, e adesso andiamo ad esplorare questa spettacolare nave del crociera. Con un gelato in mano. Con un gelato in mano? Let's go! Adesso andiamo a vedere la zona Young Club e Teen Club, quindi anche per i bimbi ovviamente. L'intrattenimento. Troviamo anche il mini club e il junior club e anche il baby time per i più piccolini. Per poter fare delle foto, ci sono dei ragazzi che ci fanno delle foto qua in giro e lì c'è Chiara ancora a fare ancora delle foto, quindi vediamo come vengono. È nel foglio. Ok. Eccoci qui raga, allora noi siamo tornati in camera, ci siamo cambiati, abbiamo programmato cosa fare questa sera e domani. Oh là là. Adesso io e Francisco siamo venuti alla reception nella hall, che mamma mia raga è qualcosa di spaziale, per leggere il daily program e in questo modo possiamo organizzare al meglio la nostra serata. Questo si chiama Por una cabeza. La canzone? Sì, è sul tango arrachettino. Io e Francisco ora stiamo facendo aperitivo, lui ha preso un prosecco, mentre io ho preso un fruit punch con mango e passion fruit, buonissimo. C'è proprio la purea di mango, è stra buono, stra fresco. Un ape delle 8 e tra poco andiamo a cena. Chissà che cosa mangeremo. Il ristorante di questa sera si chiama Il Cerchio d'Oro e mi ispira molto dal nome.
primavera. Adesso dovremo andare a mangiare. Come si chiama il ristorante? Il Cerchio d'Oro. Cerchio d'Oro. Cosa c'è a mangiare? Sorpresa come tutta la giornata in pratica. Beh, in effetti è stata tutta una sorpresa. Una meravigliosa sorpresa, devo dire. Siamo arrivati alla cena, speriamo che si senta qualcosa. Io ho ordinato pomodoro con mozzarella, pesto e aceto balsamico. Ho ordinato una zuppa. Questo è il nostro antipasto. È uguale. Gracias. Gracias. Assaggiamo. Comunque il cibo è davvero strabuono. È buono. Anche l'aperitivo che abbiamo fatto buonissimo. Comunque si vede che MSC è comunque un sinonimo di qualità e attenzione al cliente. Il mio è risotto alla barbabietola con bresaola col gorgonzola. È rosa. È rosa, è rosa. Questo qua è vitello con patate, è tenerissimo, è pazzesco, è proprio buono. Io non sono un amante della carne, ma è buonissimo, è stratenero, si scioglie in bocca, cioè si scioglie in bocca, è buonissimo. Noi continuiamo a mangiare. Ciao. Ok, è arrivato il dessert. Il mio è pan di Spagna al cocco con pistacchio. E tu? E io ho chiesto sorbetto di gelato. È super delicato, ma si sente davvero il pistacchio. Sente molto il pistacchio, se vi piace è una bomba. Uno schiaffo di pistacchio. Assolutamente sì. Cocco. Pan di Spagna. Stra buono. Eravamo di passaggio e abbiamo trovato il casino, quindi adesso andiamo a dare occhio. Ragazzi, stiamo andando a teatro. Altra experience che si può fare a bordo di una nave MSC. Non indifferente, devo dire. È una cosa meno comune rispetto al classico andare al cinema. Quindi andiamo a vedere che spettacolo ci sarà questa sera. Per quanto riguarda il teatro e gli spettacoli, ogni crociera di una settimana o più propone a teatro almeno 6 diversi spettacoli, stile Broadway, con artisti di ogni angolo del mondo, e si possono anche gustare cene e cocktail mentre si assiste agli show. Vorrei farvi notare che sono le 23:15-16, abbiamo una camomilla accompagnata da pizza appena fatta davanti ai nostri occhi. E ananas. E ananas che abbiamo appena mangiato. Da parte. Quindi come spuntino di quasi mezzanotte. Buongiorno amici! Ma che meravigliosa giornata! Siamo arrivati alla Spezia. Guardate che meraviglia. Il sole, la giornata di oggi è qualcosa di unico, veramente. Questa è la nostra vista dal balcone. Che meraviglia, che bello raga, sembra un sogno svegliarsi a bordo di una nave. Adesso io e Francesco andiamo a fare colazione e poi andiamo nella spa a fare un bel massaggio. Io ho scelto un massaggio rilassante, quindi un po' di relax, mentre Francesco il massaggio con le hot lava stones, quindi dopo riprenderemo tutto e vedremo. Andiamo a Zanzibar a fare colazione. Yeah. Going up.
Grazie mille. Adesso prendiamo un po' di frutta o qualcos'altro di buono. C'è davvero una scelta vastissima. È bellissimo. Che buono il pompelmo. Qua c'è la zona yogurt e macedoni. E poi c'è anche colazione salata. Ok, and one boiled egg. Ok. Thank you. Buon appetito. Grazie. 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 Vuole prendere anche un po' di cocktail? Adesso andiamo a mangiare. C'è di là più robe, quindi andiamo. Ok. Allora, io ho preso un po' una colazione americana. Oh, ma vuoi morire di fame te? Ma perché adesso andiamo a fare un massaggio, quindi voglio essere leggera. Ma che... Tanto mi rifaccio a pranzo. Sciroppo d'acero sugli waffle. Sono miele e dolce miele. Questo la lascio la parte più sana per l'ultimo, diciamo. Buono. Tutte le navi sono dotate di un'area termale con sauna, bagno turco e vasche idromassaggio. Le ragazze sono delle esperte terapiste balinesi e vi giuro hanno le mani d'angelo. Tutta la nave curata nei minimi dettagli, l'arredamento è pazzesco. Anche stavo facendo la colazione, abbiamo visto, io ho visto che appena una famiglia da un tavolo si alza, viene subito un addetto alle pulizie, pulisce tutto, cioè pazzesco. Sono tutti stragentili, stracordiali. Veramente tutti adorabili. E anche alla cena abbiamo fatto caso a una cosa che ci ha lasciato senza parole. Subito dopo una portata non vi lasciano aspettare 3 ore come succede spesso in hotel, ristoranti, eccetera. Subito sono pronti a portarvi il piatto successivo perfetto. Già noi facciamo i complimenti a tutto il team di MSC. Yeah, andiamo. Adesso andiamo. Ok ragazzi, adesso è il momento massaggio. Sto preparando, sarà super rilassante e le ragazze sono super cordiali e simpatiche, quindi massaggio time. Perfetto per chi vuole rigenerare il corpo, rilassare la mente. Io mi stavo addormentando. Sono rinata. Aiuto. Magica, veramente magica. Le attività diurne, se si vuole prendere una pausa dalla piscina, sono davvero tante. Ad esempio ci sono tornei sportivi, videogiochi, giostre, l'acquapark. Amici, siamo nella... Acquapark! Nell'acquapark. È bellissimo, c'è una piscina con l'acqua salata. Ci sono 3 jacuzzi e questa è la piscina interna. Poi ce ne sono altre 2 all'esterno. Sono super felice, ve lo straconsiglio. È bello, molto molto bello. Inoltre le attività serali propongono anche feste a tema, karaoke, giochi di squadra, gare. La musica è davvero ovunque, dalla discoteca, alla sala da ballo, al piano bar, ai concerti. Allora raga, siamo appena stati anche un attimo in palestra. La personal trainer super simpatica, super energica, ci dava un sacco di energia. Le ragazze che ci hanno fatto il massaggio, veramente le mani d'angelo. Cioè... Io invece ho fatto Hot Lava Stones e Bali Massage. Che praticamente prima cominciano con Bali, ti massaggiano il corpo, ti massaggiano tutto il corpo, che è quello che fa lei. Ma io poi ho fatto Hot Lava Stones, prendono dei sassi residui vulcanici e mantengono tanto il caldo, poi te lo passano in tutto il corpo e te li lasciano tipo per 5-10 minuti e tu sei lì tipo foca. Io mi sento rinata. Per chi cerca il massimo dell'eleganza c'è appunto l'esclusivo MSC Yacht Club, che vanta di una propria reception con concierge, maggiordomo H24, lounge e piscina privati. Il lusso all'ennesima potenza. E nelle nuove Royal Suite ci si può persino rilassare sul balcone immersi nella propria vasca idromassaggio.
meraviglioso. Siamo giunti alla fine del video, abbiamo cercato di mostrarvi il più possibile e vi lascio tutti i link di MSC e Blu Vacanze nell'info box. Seguitemi su Instagram, fate un bel like al video e spero che vi sia piaciuta come vlog e che vi abbia intrattenuto. Grazie e alla prossima!